tuoi errori non sono la tua verità. Per quanto grandi tu li possa aver fatti, non sono mai la tua verità. Tu vedi un ragazzo che è uno che sta sempre a divertirsi, spende tutti i soldi del padre, fa un macello, fa tutte feste, cose, stranezze, cose, vive un dissoluto, e tu dici: che ce famo con questo, buttamolo via. Dio ti dice: no, fermate. Questo si chiama Francesco, sarà Francesco d'Assisi. Questa non è la sua verità. Sta arrivando già la verità, un giorno la troverà. Tu vedi un altro che è figlio di un soldato che l'ha abbandonato, e lui è stato, poi ha fatto il soldato pure lui, e ha iniziato a fare cose più strane, si è presa la sifilide, che non è una malattia che prendi, diciamo così, in convento, insomma, cioè, prendi in altri posti, no? Ecco, e tutte queste cose qua, è un uomo così, ha sperperato tutto, e tu dici: questo, che ce famo con questo, buttamolo via questo. E Dio dice: fermate. Si chiama Camillo, Camillo de Lellis. Non è la sua verità il peccato, la sua verità è un'altra. Potrei continuare con molti esempi. Vedi uno che è un pazzo furioso, che fa il soldato, gli piace Valdamerino, gli piace ballare, gli piace mettersi delle scarpe tutte particolari, degli stivaletti. Allora, per mettersi gli stivaletti, si fa una mezza specie di operazione plastica, a quel tempo non si sapeva fare, per cui gli storcono la gamba, fanno un macello. Tu dici: ma ha capito questo, Davide, buttamolo, fermo! Si chiama Sant'Ignazio de Loyola questo qua. Questo sarà il maestro del discernimento. La sua verità non è il peccato. L'ultima giornata mondiale della gioventù che ha fatto il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, a Toronto nel 2002, proprio l'ultima frase che disse nell'ultima omelia dell'ultima giornata mondiale della gioventù fu questa: noi non siamo la somma dei nostri peccati e delle nostre debolezze. Noi siamo tutto l'amore Dio per noi, più la nostra capacità reale di rispondergli, di dirgli di sì. Questa è la nostra vita.